Caro Babbo Natale, chissà se ti ricordi di me. Sono quella ragazzina estroversa con le ginocchia perennemente sbucciate. Una chiocciola in tasca, il naso sempre immerso nei libri del mio mondo fantastico. Eh già, sono tanti anni che non ti scrivo. È passata una vita intera. Non ricordo quando ho smesso di farlo, ma sicuramente quando per me esistevi. Era tutto più semplice. Ti scrivevo tutti i miei desideri, fiduciosa che si sarebbero realizzati, perché non avresti dovuto accontentarmi. Alla fine mi era stato insegnato che Babbo Natale accontenta sempre i bambini buoni. Ed io mi sentivo una bimba veramente buona. Ma questo perché a quei tempi era tutto così semplice. Il mondo era diviso in buoni e cattivi, in bene ed in male, in giusto e sbagliato. Ma poi sono cresciuta e tutto ciò che ritenevo giusto, ho capito che a volte non lo è, e che non bastava obbedire alla mamma e non fare troppi dispetti a mia sorella per essere buona. Ho capito che a volte noi grandi siamo confusi sul cosa fare, sul come comportarsi, e che spesso abbiamo paura. Ti ho anche scritto perché mi sono resa conto di non averti mai ringraziato per tutte le cose belle che mi hai portato. Ma sai, ci ho pensato bene. Sicuramente il regalo più grande l'ho ricevuto quando mi sono resa conto di avere ancora un cuore bambino, capace di emozionarsi, di sognare, con la voglia di credere ancora in te, proprio te, Babbo Natale. Ma non solo, anche nei folletti, nelle fatine. E tutto ciò che mi fa guardare ad ogni giorno come ad un'opportunità di creare miracoli. Bada bene, non ti sto parlando chissà di cosa. Ma ti parlo dei piccoli miracoli che si ripetono ogni momento nel mondo. Semplici, come quando una mamma prepara una torta per il suo bambino, oppure un operaio riesce a mantenere la sua famiglia malgrado abbia perso il lavoro, oppure quando un malato riesce a guarire. Insomma, sono piuttosto certa che tutte quelle volte che accade appunto uno di questi piccoli miracoli si accenda una piccola fiammella nel mondo, una minuscola luce che dà speranza e gioia per andare avanti. Caro Babbo Natale, alla fine ho pensato che dovevo scriverti. Sì, lo so, sei molto impegnato, siamo vicini alla vigilia. Ma volevo dirti che tutti i miei desideri alla fine non è importante che tu li esaudisca. Già, ho capito che mi basta averli e sperare di essere capace di accendere ogni giorno una piccolissima fiammella, quella piccolissima luce. E mi sono ricordata che proprio di recente qualcuno mi ha detto che quelle piccole luci, quelle che mettiamo durante il periodo di Natale, rappresentano proprio questo. Sono le piccole luci accese dall'anima. Forse proprio perché questo periodo è magico, che ho guardato al mondo come a un grande albero di Natale, pieno di lucine. Ecco. E spero e credo che quelle lucine, anche in un momento difficile come questo o in altri, siano sempre di più. E come qualcuno di molto grande ha detto, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Buon Natale.